Salve a tutti ragazzi, bentornati nel gameplay di Watch Dogs 2. Allora, l'ultima missione che abbiamo fatto era quella con Miranda e ci ha portati in Culonia. Adesso non so assolutamente cosa devo fare. Vabbè, è la prassi dell'inizio di un episodio di Watch Dogs 2, quindi improvvisiamo. Allora, nuova missione disponibile, aveva detto il coso, quindi vediamo un pochettino cosa possiamo fare. Missione principale, occhio per occhio, prezzemolo e finocchio. rintraccia il cellulare di Orazio. Ah, vero, perché qua. Ma dove cazzo siamo? Questa è una zona che non ho mai visto. Andiamo. Dobbiamo attraversare l'universo. Dopodiché avevo visto. Sì, punti potenziamento. Comunque stavo dicendo Orazio. Si era perso, insomma. Bandito tecnologico. Vabbè, questo può aspettare. Disservizi cittadini, vediamo un pochettino questo. Vabbè, questo nemmeno. Botnet 9. Ancora più lesto di me. Come sei lesto? Mira stabile. Questo assolutamente sì. Mira stabile è una cosa che deve essere di default per uno che utilizza una pistola. Comunque possiamo ancora potenziarci. Vabbè, ci potenziamo il botnet, che sembra una cazzata, però serve. Che poi tipo magari utilizzi o l'override oppure tutti i vari hack, magari ti finisce subito, quindi è meglio averne di più. Ok, non ci possiamo fare più niente. Là, andiamo. Con quale macchina? Non lo so. Ah, quella là, aspetta. Fermati! Camioncino dei gelati mi sta investendo. Allora, non so se prendere questa macchina o la moto. Facciamo un test veloce. Facciamo un test di rapidità. Intanto sembra che ti stai masturbando, Marcus. Vabbè. A sto punto che siamo. Madonna, addirittura ha frenato talmente tanto che le ruote posteriori si sono alzate. Vabbè, abbiamo l'indicatore. Procediamo. Che sta succedendo? Andiamo, let's go. Comunque alcune volte i veicoli in questo gioco sono veramente delle cose orripilanti. Cioè ci sono alcuni che fanno, che vanno veramente lontano, che fanno, non so perché ho detto questa parola, vabbè. Altri invece che sono la lentezza assurda, però che ci possiamo fare? Che bello il centro di città, non è molto che. Cioè, non ci vado da tanto tempo, ma come cazzo sto parlando? Vabbè. Allora, questa sì che è una zona fighissima. Questa mi ricorda molto pure una zona newyorkese. Frena. Forse era meglio che prendevo la moto, raga. Mamma mia. Voilà. Madonna, ma proprio scordina da morire questa macchina. Tutto aperto. Che figo questo palazzo. Levati dal cazzo. Comunque secondo me il gioco ci fa prendere strade più lunghe. Cioè ho questa impressione. Cioè perché guardate, ancora 2000 e rotti metri mancano. Poi non lo so, magari. Quello ha frenato random e mi ha ucciso. Poi magari ci fa prendere la strada più sicura. O forse addirittura l'unica strada disponibile. Non saprei. Vabbè. Noi continuiamo. Ah, ma qua siamo su un ponte, quindi a prescindere questo dovevamo prendere, vabbè. Quanto mi dà fastidio il cofano. Il cofano, il coso dietro aperto. Mi dà un fastidio tremendo. Sembra. L'avete presente quei rari casi in cui voi state guidando e all'improvviso vi trovate il tizietto di turno che magari è andato all'IKEA e si è comprato tipo un armadio di 4 metri e non gli entra nella macchina, quindi apre il coso dietro. È troppo esilarante questa situazione. A me è capitato almeno 4 volte nella vita. È stato troppo bello. Questa zona è veramente figa. Guardate, si vede il centro città. Credo, no, quella è il centro. Non lo so dove siamo, vabbè. Intanto ho messo sotto un cristiano. Ok. Si sta autodistruggendo questa macchina. Ok. Prendo la moto.
metodi un pochettino troppo rudi, però almeno abbiamo una mano, a meno che non si sia rotta. Hacker che incastrano terroristi per l'FBI? Sembra essere questo il piano del bureau. Con l'aumento dei cyberattacchi e l'integrazione del sito OS in ogni aspetto della vita cittadina, gli hacker rappresentano una seria minaccia. Madonna, ma perché L'FBI ci ha etichettano identificato così? hacker e gruppi di hacker che potrebbero minacciare le nostre infrastrutture o peggio. Un portavoce ha affermato: possiamo combattere gli hacker solo con il loro stesso tipo di tecnologia. I Sì, timori degli provateci investitori a e dei fermarmi. civili che l'FBI possa usare questi strumenti per altri scopi suonano decisamente Gli esagerati. scopi li dovreste fare voi, così almeno non rompete i cazzi alla gente che vuole fare del bene come noi. Ok, ma chi è in università? Fermati! Vabbè, siamo arrivati. Ora, ma che cazzo stai andando a fare qua? Cosa stai facendo? Iniziamo la. Ma perché è messa all'angolino? Ah, perché là c'è un telefono. L'avevo vista. L'avevo visto. Ho qui il telefono, ma Orazio non c'è. C'è qualcosa che non va. Lo penso anch'io, ma c'è una telecamera. Ok, sì, controllo la telecamera. Torniamo indietro, vediamo che è successo. Eccolo. Chi diavolo è quello? Ecco. Vattene da lì, Orazio. Sì. Cristo! Vi prego, Resisti. guardate quella là. Quella là Non posso all'angolo. crederci. Ce lo Bellissimo. stanno sequestrando. Dobbiamo capire chi diavolo sono. Josh, il riconoscimento facciale. Cazzo. Quello si vede bene. Lui Stravino, membro della banda dei Tesca. I Tesca? Oh, cazzo! Ok, è arrivato il momento di fargli il Serve la culo. posizione di Trevino. Ho il suo telefono. Il GPS indica che è in un palazzo vicino. Te lo indico. Fatto pure rima. Travino, vicino. Ma dove cazzo è? Rintraccia. Ah, ok, devo andare. Aspetta, non è che ora mi fai partire di nuovo. Ok, eccolo qua. Andiamo da Travino. Pezzo di merda, cioè l'unico personaggio così calmo. Cioè, ok, faccio questo. Magari ti invito a Noodle e ti faccio fare il casino della Madonna, però comunque ti aiuto. Insomma, sono io che ho aiutato. Vabbè, niente, sto zitto. Non ho nessun mezzo per raggiungere la posizione. A meno che non fermo questo tizio qua. Entra, cazzo! Fuori, ora! Ma perché? Ok. Andiamo. Mamma mia, l'olio extravergine ritorna. Voilà. Questa sì che è un'autofiga, a parte le gomme fatte di carta velina. Ma scusate, ma è più forte di me. Là c'è un supermercato sicuramente, mi sa tanto di supermercato quella scritta. Merda. Ok. Sto guidando veramente male, raga. Eccoci qui. No, no, fermati! Ma perché ti devi suicidare? Ok. Non è come sembra. Qua dentro. Ma siamo capitati praticamente alle favelas. Iniziamo. Che ha quella e dice oddio, oddio. Comunque abbiamo passato 10 minuti di video a andare in giro random. Ah, lui proprio armato di tutto punto.
Orazio, ehi, sono io, stai calmo, resisti. Merda. Chiama la polizia. Josh, la polizia. Tieni duro, resisti. Ora ci sono io. Stanno arrivando, ok? Tieni duro. È morto. Sitara, Josh è morto, cazzo. Oh Cristo, Marcus, vattene subito da lì. Cazzo. Forza. Sei furbo, vero? Sì, certo. Non abbastanza da non farti prendere. Tutte quelle cose che sapete, le direte anche a noi. Io non vi dico un cazzo. Fottiti. Fottiti? Ma fottiti tu! No! Cuidado! No, Pince. Cazzo! Vai via da lì, Marcus! Devi uscire ora! Cazzo! Forza! Non ancora. Ma perché Sitara si preoccupa così tanto? Noi abbiamo delle armi. Comunque, allora, è stata una scena abbastanza triste. No, ti devi stare zitto. È stata una scena abbastanza triste. Però io non capisco perché in generale, nei videogiochi, nei film, insomma, quando il protagonista va a trovare un tizio che sta, che non lo so dove è andato a finire, lo va a trovare, e quando lo va a trovare lui si crepa, nonostante abbia resistito tipo magari un millennio prima di trovarlo. Questa cosa non la capisco, mi fa incazzare, perché, cioè, ha ricevuto, penso, una coltellata, quindi o doveva morire sul colpo o doveva morire nell'arco di 5 minuti. Sono passati tipo mezza giornata, quello che è. Vabbè, irrompi nel ritrovo dei Tezca, ma è il minimo, gli dobbiamo spaccare il culo. Attività telefonica insolita nei paraggi. E come, proprio lì di fianco. Madonna, proprio ora Marcus è tipo diventato un pitbull senza guinzaglio. E c'è la polizia, non so se notate nelle mappe, ma c'è la polizia. Io vi giuro, se si mette pure la polizia, io sclero male. Ma posso lanciare una bomba a mano, una bomba nucleare? Già qualcuno mi ha adocchiato, guardate quella figura rossa. Sì, tutto ho capito. Comunque mi sa che questa missione sarebbe stata più figa di notte. Questa cosa si può aprire? No? Sì, ma come entro? Ah, ok, da qui. Ok, questi non fanno niente, credo. Stati zitto. Voglio semplicemente vendicare il mio amico. Ok, quella è una minaccia. Vabbè, tanto ecco. Sicuramente ora dovrò uscire le armi. Ah, devo andare diametralmente. Vabbè. Merda! Niente, mi stanno diminuendo. Ecco. Morto. Tu sei un figlio di puttana. Come ti permetti di dire? Io sono un hacker. E muori. Ok. Scappa. E cazzo, muori. Ah, vabbè, c'ha la cosa antiproiettile là. No, merda, ho sentito i cani, raga. Eccolo. I cani sono, vabbè, sono un pochettino handicappati, però vabbè. E dai, ma che mira di merda! Madonna, l'automira è fastidiosissima. Io premo il grilletto per mirare, lui mi mira nel muro di fronte a sé. Che palle! Vabbè, ormai è diventata una cosa che se non accade è un pochettino strano. Cioè, doveva per forza accadere questa morte idiota.
Vabbè, che poi non conoscendo la zona, non conoscendo... Madonna! Non conoscendo chi mi potesse attaccare, che Voglio cazzo vuoi? trovare quei bastardi. Attività telefonica insolita nei paraggi. E Come, proprio lì di fianco. Comunque pure voi dal tono di voce era... Proprio siete tranquillissimi, nonostante la morte di Orazio. Ah, io dovrei entrare dall'altra parte però. Che bello, sta tramontando il sole così. Rende tutto più figo e più cinematografico. Allora, devo vedere le... Merda. Ah, ma io non ho armi. Dovrei comprarmi delle armi, effettivamente. Soltanto una pistolina. Almeno qualche... fucile d'assalto, ma di quelli potenti. Una K12 o una K... Una K. Ehi, Ciolo! Ma Addio rompici territorio! le palle. Merda. Ma come cazzo ha fatto a notarmi su? Vabbè. Muori. Ah, vabbè, quelli sono dei civili. Già chiamano i rinforzi, ma nemmeno il tempo. Aspettate che entro di là. Devo entrare di là. Sì. Ok, un minimo di riparo. Grazie a Dio. Quel cane è impazzito. Merda! Ma rompici i cazzi. Ok. Ma dove cazzo mi stanno mirando? Eccolo. Regà, guardate quel cane quanto è scemo. Guardate. Tra l'altro guardate pure l'icona che si confonde col culo e con... Mamma mia, ma com'è? Come hanno fatto? Ah, vabbè, era il cane, che cazzo se ne fregano. Ok, allora. Ho un fucile a pompa e non ho paura di utilizzarlo. C'è di tutto lì. Cocaina, scommesse, ricatti, erba, altra coca. Nomi? Sì. Bene, vediamo chi sono quelli che hanno preso Orazio. A posto. Però dovrei un pochettino pararmi il culo. Merda, merda, merda di cane santa. Ma che cazzo? Ah, vabbè, ma sti cani rotti nel culo. Sono quelli che hanno preso Orazio. Mamma mia, vieni qua. No, 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 non ho sentito niente. Muori. Piedale in culo. Voglio che i Tesca sappiano che sto arrivando. Brucia tutto quanto, amico. Sì, gli brucio la marijuana, eccola qui. Usano un pesticida illegale. In grandi dosi, è estremamente infiammabile. Modifico il sistema di irrigazione con il pesticida. Allaga i campi con quella roba, incendiali. Ok. Devo irrompere. Devo andare di là. Ok. Ok. Voilà. Inizia lo show. Io dovrei allontanarmi perché altrimenti questo Bene, così otterrò la loro attenzione. Esplode. Vattene, ora esaminiamo i dati per decidere il prossimo bersaglio. Ok. Che cazzo vuoi, amico? Ah, vabbè, me ne dovrei andare teoricamente perché... Scappa, 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 scappa. Non te fare vedere. Ok, finalmente ci sono riuscito, raga. Finalmente. Madonna, quanto l'ho riprovata e riprovata e riprovata questa missione, non avete idea. Ho bruciato tutta la loro droga, marijuana e quello che è, finalmente. Merda, cosa sto facendo? Che sto facendo? Che è successo? Che succede? Niente. Dai, sì! Semina gli inseguitori. Non ho capito niente di quello che hai detto, ma per sicurezza assorreta. Ok, in fuga, però io prendo un motore e me ne vado nell'hackerspazio e non vi rompo i ca... Madonna, guardate quello là! Come cazzo hanno fatto a scoprire che sono in questa zona? Ok, fatto. Meno male. Voilà, vediamo cosa ci dicono.
E andiamo a fare un'altra missioncina. Voglio colpirli dove fa più male. Siamo con te. Stanno per spedire un grosso carico di cocaina. Te l'ho segnato sulla mappa. Distruggi la coca e colpirai duro i Tesca. Che sono delle Tesca di cazzo. Dove devo andare? Ok, aspetta, no, mi scusi, ma devo vedere le missioni principali. Che forse è questo. Voilà. Andiamo. Ah, è proprio pure lontana questa missione. Che bello. Vabbè, è uno è fatto. Abbiamo vendicato la morte di Orazio. Anzi, forse no. Forse ancora abbiamo del lavoro da fare in maniera intensa. Questi stronzi. Frena, madonna. Port of Auckland. Stiamo andando al porto, veramente stiamo andando al porto. Siamo al porto. O al porco, per dirsi voglia. Ok. Ah, eccolo il nostro amichetto. Buonasera. Ehi, vedi niente? Che piacere, Retro. Sai, la community di DedSec è tutta con te. Grazie. Tutti amavano Orazio. Lo apprezzerebbe molto. Che succede qui? Ho hackerato le telecamere per tornare indietro di qualche ora. Si vedono i Tesca che caricano casse su quella barca. È un mucchio di gente armata. Adoro le sfide. Grazie delle info. Auguri, Retro. Ok. Mi sa che qua ci aprono il culo, perché forse ho capito di quale missione si tratta. Si tratterà di una missione... Ah, ecco. Distruggi le casse di cocaina. Ho capito benissimo di che cosa si tratta. La missione nella nave. La missione nella nave è una delle missioni... Vabbè, lo dico sempre. Però è una delle missioni più difficili del gioco. Ma secondo me è proprio tutto il gioco che è difficile. Dall'inizio alla fine è come Dark Souls. Cioè, dall'inizio alla fine trovi difficoltà. Vabbè, distruggiamo sta droga del cazzo. Ce la... Andiamo. Devo passare, tesoro. Devo passare di qua, quindi ti hackero. Voilà. Tanto ci siamo rotti il cranio facendo questa... questa cosa. Ma devo distruggerlo tipo che... Merda, merda, merda. Vieni qua. Ok. E una è andata. Non gli piacerà. Stai zitto che ti scoprono. Di fronte c'è qualcun altro. Posso fargli il culo. Voilà. Merda. Vabbè. Era troppo bello per essere vero. Ma dappertutto. Ma ero circondato. E siamo di nuovo qui. Voilà. Madonna, mi sono cagato sotto. Altri tre però. Allora, qua ci sono altri due stronzi. Che è successo a questa cassa? È impazzita. Oddio, che ridere. Aspettate che c'è quello che mi... Ma che cazzo fai, Marcus? Vai giù! Madonna, meno male che non mi hanno visto. Meno male che sono audiolesi. Ma se quello... Ma c'è qualcun altro di sicuro, ecco, di sopra che mi vede. Quindi uccidiamo prima quello. Raga, sono in difficoltà, devo attirare quello. Merda, ho sbagliato. Porca di una vacca. Muorici. Perfetto, questo è andato. Pure tu. E andiamo con il secondo. L'ho distrutto. Siamo a due. Come si conserva l'arma senza che... Merda, merda, merda. Ok. Distraiamolo con il telefono.
E vi è qua. Piace. Altro dov'è? Ah, qua vicino. Merda, mi sono cacato sotto. Allora, ah, è qua dentro. Quello è completamente cieco. Gli sono passato davanti e non ha fatto una piega. Vabbè, meglio così. Io alcune volte mi lamento di questa cosa che non mi vedono, per lo più perché non è realistico. L'ultimo dov'è? Ah, che è pure vicino. Statevi calmi. Madonna, madonna, è là sopra. Dimmi che c'è un'altra via, ti prego. Sì, sì. Ma io lo butterei giù dal molo. Ah, questo lo posso uccidere. Ok, devo salire un altro piano. Un altro piano piano. Chi è che mi sta vedendo? Ah, eccolo là, non me ne ero accorto. Non voglio fare casini perché sono in troppi e, come avete potuto appurare, mi fanno il culo in 2 secondi. Trovatelo e fatelo a pezzi. Trovatelo chi? Merda. Ecco. Missione fallita, raga. Dai, veloce. A pigliare fuoco e vattene. Ok, veloce, cazzo. Buttati giù. L'intero carico di coca è distrutto. I Tesca ci prendono sul serio ora. Devi andartene da lì. Me ne sto andando. Madonna, raga, c'ho il cuore che mi sta battendo a mille. Oh. Merda! I rinforzi davanti a me sono capitati. Qui va a finire male. Ma veramente va a finire male. No, vabbè, raga, sono circondato. Non hai mai incontrato uno come me. Ah, là c'è un'auto. Vieni qua. Ma ti vuoi sbrigare, Marcus? Mi stai rompendo 3/4. Ok. Veloci. Madonna, raga, l'ansia. Ecco, ho preso una macchina completamente sgangherata. Oh, però mi state rompendo i cazzi, mi capitate sempre davanti a me. Oh, comunque i Tesca sono più pericolosi della polizia. È incredibile. Ah, io c'ho l'override. Ma lo scordo sempre, raga, scusate. Guardate quello là, quanto cazzo sta correndo veloce. Guardate quello là, ma è incredibile. Ma che maratoneta. Devo seminarlo in qualche modo. Beh, mi sono pure incartato. Ok, dai che si è distratto. Dai, veloce. Niente, mi ha recuperato. Sti Tesca della minchia. Sti Tesca di minchia. Veloce. Ho finito tutto il botnet. Sì, in fuga. In figa, anzi. Dai, forza, veloce. Vabbè, non credo che mi recupererà facilmente. Sì. Oh, regà, che soddisfazione. Andiamo via. La polizia, raga. Ah, ok, meno male, non ha fatto una piega. Ehi, tu. Bene, i Tesca in quel video, quelli che hanno preso Orazio e l'hanno ucciso, sono i prossimi. Il capo è Pablo lo scuoiatore, si nasconde da qualche parte. Gli altri sono Luis Travino, Tina Huerta e Jorge Gutierrez. Si incontrano nei canali in secca per decidere cosa fare con il DedSec. Bene, andiamoci. Sono indeciso se farla ora. Vabbè, dai, la faccio ora. Concludiamo il cerchio. Ok.
Ah, meno male, non è tanto lontana come le altre. Frena. Ecco, vabbè, lo sapevo che accadeva sta cosa. Ho finito il botnet, regà. Le! Madonna, sto scordinando tantissimo. Regà, non lo sto facendo apposta, ve lo posso garantire. Ho bisogno di quella moto. Grazie. La mia auto. Non sai nemmeno riconoscere il tuo mezzo. Frena. Che figo l'override pure nella moto. Ed eccoci qui. Niente, sempre le favelas di GTA 5, guardate, è uguale. Salve, mi scusi se ho interrotto il suo pisolino, ma devo fare il culo a un tizio. Ti prego, non dirmi che devo intrufolarmi di nuovo in un centro ricreativo e fare il culo a tutti. Però è molto probabile, effettivamente. Lieto di vederti, Retro. Tutto il DedSec è con te per quello Abbiamo che sembra, capito, vai Lance. al dunque. Grazie. Che succede? Ho ascoltato le loro telefonate. Travino è già lì. Gli altri due stanno arrivando. Non serve sapere altro. Ora trovati un posto sicuro. Auguri, amico. Grazie. E facciamo pure quest'altra missione. È un po' l'ansia, però ce la faremo. Neutralizza Travino, neutralizza. Ah, vabbè, qua devo proprio fare il culo a tutti, aprire il fuoco a tutti, ai civili, a tutti quanti. Già dal ponte mi dice che sto entrando in un'area privata. Quello là però è a portata di tiro. Vediamo quale altra arma abbiamo. Ok. Merda! Vabbè, ci volevo provare, raga, scusate. Ora mi ammazzeranno, però. Ci volevo provare. Vado a portata di tiro, però ho capito che dobbiamo fare la stealth. Ah, guarda dove. Ciao. Lui Stravino non ci darà più noia. Lo stronzo. Scappa, scappa, vediamo se posso farcela pure così. Merda, regà, l'ansia, l'ansia. Porca miseria. Dai, che leo un cap... Quello è caduto come una pera. Cazzo Notizie spara. di Tina Huerta. Appena arrivata. Se ne pentirà. Merda, ma dove l'ha lanciata? Su Giove? Centrale squadra, attenzione, possibili sospetti nelle vostre vicinanze. Là. Eccolo qua, Luis. No, merda, lo sapevo, lo sapevo. Siamo morti entrambi. Che c'era uno stronzo davanti. Mi viene da piangere quando accadono queste situazioni. Perché, ok, ho sbagliato che dovevo fare la stealth. Però comunque ero a buon punto. Stavo uccidendo il secondo tizio su tre. Riproviamoci. Tentar non nuoce, anzi sì, nuoce tantissimo alla mia salute. Ma smetti di fare l'acrobata improvvisato. Però a parte gli scherzi sono veramente fighi questi moves, un pochettino legnosi perché come al solito non c'è un tasto atto a saltare. Vabbè. Uno, due. E dove cazzo è il terzo? Dov'è il terzo? Tesoro. Mi scusi, ma la devo uccidere. Che altrimenti mi ro... Ah, eccola. Eccola o eccolo. Dato che hanno detto Tina, penso sia... O Cipollari o quella che dobbiamo uccidere. Sto seguendo Gutierrez. Sta arrivando sul posto. Merda, non mi guardare, non mi guardare, non mi guardare. Ecco. Ehi, puto, non puoi stare. Ah! Affanculo. Sì, adesso ti ammazziamo. Cercatelo. Muori, 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 muori.
Oh, ma sono duri a morire. Vabbè, quello è nascosto dietro una copertura del cazzo. Quello stronzo di Gutierrez è andato. Dai, che mi manca solo uno. No, me ne mancano due, porca miseria. Ma perché sono più duri a morire? Dai! No, vabbè. Guardate che ingiustizia. Io ho lanciato un intero... Oh, non ci darà più noia. Lo stronzo. Ricarichiamoci un po' un pochettino l'energia. L'ultimo sta provando a scappare. No. Non devi scappare, pezzo di merda. Sono venuto qua per te. Muori. Questo era, sembrava il tizio di GTA. No, ma non esiste che tu devi scappare. Non esiste. Guardate come... Ah, vabbè, non... Non è con una macchina. Non è con una macchina. Ok. Guardate che figlio di una vacca. Ai! Donna. Merda, mettiti al riparo. Certo che sei un fifone del cazzo. Un sifone del cazzo. Cioè, tu davvero durante un inseguimento prendi il telefono che ti ho fatto squillare. Ecco. Dai, che è un punto di morte. Madonna. Oh, sì. Sì. Sì, sfigato, ma intanto ho compiuto la mia missione. Un po' di giustizia per Orazio. Vattene da lì. Il prossimo è quello stronzo di Pablo. E che cazzo, quanti ce ne sono? Ma poi si distribuiscono in tutte le zone più lontane della città. Ma vabbè, io non rischio la mia vita, me ne scappo. Non so dove, ma me ne dovrei scappare. Merdina santa. Raga, sono nel panico. Che se mi ammazzano devo rifarmi la missione da zero. Quella è un'auto scassata. Cioè, non c'è traccia di civiltà normale in questa zona. Ok, dai, ce l'abbiamo fatta. Sì, ce l'abbiamo fatta. Missione completata. Santo Eusebio. Mamma mia. È stata dura, ma ce l'abbiamo fatta. Veloce. È stata una scarpinata. Bene, è l'ora del grande capo. Pablo lo scoiatore. Ora è un combattimento fra cani a Oakland, a Chinatown. Uno del Dedsec è là a controllare la situazione. Andiamo a prenderlo. Ok. Vabbè, io direi che il grande capo lo uccideremo nella prossima parte. Intanto andiamo in prossimità della zona del grande capo. Ok. Raga, è un pochettino faticosa questa missione in generale. Perché tipo vai là, fai la sparatoria, te ne devi andare. Non è tanto l'hacking quello che conta. Che come potete vedere c'è un sacco di incontri a fuoco. A tutte le unità, 10-29, abbiamo informazioni su un noto criminale. Ma che cacchio me ne frega, stai zitto che mi stai distraendo. Ed eccoci qua. Ok, mamma mia, la canzone è di un grezzo assurdo. Vabbè, eccoci qua. Ci vediamo nella prossima parte dove uccideremo sto stronzo. E ciao.